è molliccio. Sto mangiando il cuore di maiale. Lo sta ancora cuocendo. Ni hao, animale animale. L'ho detto in cinese, bella raga. Bentornati in questo nuovissimo video. Sono con la bellissima e magnifica Sabrina in un ristorante con un buco al centro. Abbiamo un menù che qua bisogna compilarlo tipo a scuola con la matita. Sì, ma amore, io ho letto solo cervello di maiale e cuore di maiale, mi è bastato. Ma no, ma ci sarà anche qualcos'altro del maiale. Non credo che adesso lo buttino. Del maiale, in Italia si dice che del maiale non si butta via niente. O era del pollo. Vabbè, comunque si mangia tutto. Qua ci ha fatto spiegare se lo volevamo tanto piccante o no. Quindi ci ha fatto un disegno. È fatto tipo a torta, dove ci ha detto qua c'è il piccante, qua c'è il normale, qua c'è il pomodoro. Quindi mi sa che qua dentro si zuppera la roba bollente. Mi sa che questa è una piastra. E non abbiamo capito se è un posto cinese o coreano. Comunque bisogna compilare quello che vogliamo e poi lo bolliamo. E mo il problema è che cosa prendiamo. Non so se era giusto scegliere il giorno, l'ultimo giorno che dobbiamo stare qua in Cina, a Shanghai, di mangiare strano. Perché io in realtà il cervello di maiale lo voglio assaggiare, non l'ho mai assaggiato. Che schifo, ma il pollo solo che ho paura nero, di stare... Il pollo nero? È un pollo che è stato in miniera. Sembra di stare a scuola, siamo in viaggio, bisogna assolutamente provare di imparare. Se no non sai mai cosa succede intorno a te. Non so io, ti caghi addosso in aereo. Grazie. Il cameriere ci ha portato la brodaglia enorme, stanno accendendo. Qua c'è anche il pomodoro, qua c'è quello normale non piccante e quello piccante, che però poco piccante. Mamma mia, adesso sì che sei una guerriera del cibo. Nella vastissima gamma di cose che non abbiamo mai mangiato, vabbè, abbiamo preso un po' di carne e un po' di maiale. Il problema è che del maiale ho voluto assaggiare il cuore, il cervello, sono la vostra cavia umana come sempre. E poi ho preso dei gamberetti tritati o picchiati dentro del bambù. Ho preso il pollo nero anch'io, ero curioso di sapere cosa fosse. Noodles tricolore. E per ora ci fermiamo qua perché già il maiale abbonda. Ci sta il brodo con un osso gigante. No, ma secondo me è solo di abbellimento o si può anche mangiare? Cioè nel senso da solo il sapore al brodo forse, ma è gigante. Sono cinese. Non so perché mi sta marchiando tutte le mie X. Per fare un recap di quello che prendi. No, era il compito in classe, mi sa che sono stato bocciato. Comunque, non so voi, ma qua le bacchette in Cina hanno preso... Cioè, non ci sta nello schermo da quanto sono lunghe. Sono veramente enormi rispetto a quelle che abbiamo in Italia, ma anche quelle che abbiamo visto in Giappone. Cioè, sono giganterrime. Credo sia l'ora, con le nostre bacchette giganterrime lunghissime, di provare... Oh mio Dio, mi sto accecando di provare la salsa piccante e vedere quanto è piccante. Noi abbiamo chiesto poco piccante. La bomba nucleare. Poco piccante. Vabbè dai, almeno il pomodoro non sarà piccante, si spera. Assaggiamo un po'. No, è buono come quello della nonna. Visto che anche qua in questo ristorante non parlano una parola di inglese, neanche ciao, mi ha dato il tablet con la traduzione di Google Traduttore dicendomi che ci stava un buffet e potevo servirmi gratuitamente di quello che volevo. Quindi io credo che qua ci sia tutto il reparto piccante, perché è tutto scritto in cinese, cioè non so minimamente cosa c'è scritto, vado a immaginazione guardando. Quindi credo che questo sia aglio, questo sarà erba cipollina, questo sarà piccante, prezzemolo forse. E il problema è che il resto si fa un po' in modalità casuale, perché non so. Però se vuoi sopra ci sono dei pomodori e delle angurie. Vabbè, siamo qua per scoprire, no? Scoprire, Sasha, non vuol dire morire, però. Io sono tornato con questo, una salsa credo di soia e qualcosa che volevo assaggiare. Mi sono ritrovato questo. Cos'è? C'è tutto. Qua sono i gamberetti cru. Oh mio Dio. C'è anche qua sotto della roba. Il cervello. Sì, è arrivato il cervello. Mi stava per vomitare, però. Guardate ragazzi, c'è il cervello. Non so se anche se riesco a vivere dopo l'assaggio. Avevo indovinato, era salsa di soia e tutto il resto anche avevo indovinato con l'aglio eccetera eccetera. È venuto un bel mix, devo dire. Però non so in che caso lo userò e non so neanche da dove partire. Carne, pesce. Quale carne hai preso adesso? Questa qui? Questa grossa? Com'è, buona? No. Ma come no? Di cosa sa? Grasso. Sa solo di grasso? Ma non so proprio di niente. Non è la nostra carne, ma questa qua non è male. Cos'è successo?
Ti è venuto lo schizzo malato perché hai visto il pollo nero. Abbiamo scoperto che questo è il pollo nero. Comunque mi sa che questi sono i noodles tricolore. Non capivamo cosa fossero. Ma non, io vedo solo un colore. Adesso assaggiamo i noodles. Sempre se sono i noodles. A me non sono noodles. Ma non è il cuore? Ma il cuore non è bianco. Allora, se il cuore di maiale è così, mi stanno fregando. Stiamo chiedendo alla cameriera che cos'è questa roba bianca. Sì, è il cuore del maiale. Ah. Sto mangiando il cuore di maiale? Sì. Sa di orecchio. Era un gusto stranissimo. Ma chi è la persona che si mangia tutto sto cuore da sola? Ok, bene, il cuore... senza saperlo è andato. Ora sappiamo tutti che il cuore sta di orecchio. Allora, è l'ora di tirare fuori, non dico il gamberetto, ma il bocconcino di carne qua. Non, il fiore non lo mangerò, tranquilli. Ah, questa è la carne premium. Ok, ottimo. Comunque siamo lentissimi, ci stanno mettendo la roba tutta là sotto perché non stiamo mangiando a velocità lumaca. Li ho trovati, raga. Eccoli qua. Per fortuna nella salsa di pomodoro e non in quella piccante. Vai amore, puccia il 5 stelle carne premium. Effettivamente ha detto che sono grandi, sono... Vai, 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 puccia, puccia dentro. Me ne pucci uno anche nel piccante e uno nel pomodoro. Andiamo all'assaggio dei bocconcini di che cosa? Di qualcosa. Sono buoni. Cioè, sarà carne di mucca speziata, sì, un po' piccantella, però è buona questa qua. Sabrina non riesce a guardare il cuore. Cioè, ma come fai ad avere i brividi che fa caldissimo? È un semplice cuore. Non può farti del male. È il cervello quello. Scusami, è vero. Io non so se riuscirete a zoomare, riuscirò a zoomare là in fondo, sotto, nel tavolino. Ma ci sono dei cosi in piedi, cioè come questi gamberetti, ma che sembrano delle corna, non lo so, boh. Non vogliamo fare domande, non so quella famiglia cosa mangia. Io invece mi sa che mi spappo il gamberetto. Vieni fuori. Eh sì, adesso è cotto come i nostri. Allora, l'ho sgusciato tutto. Purtroppo, sì, non c'è la mamma che me lo sguscia. Quindi, secondo me è come i nostri. Sono buoni i gamberetti, sono come i nostri. Però sono molto freschi. C'è da dire che qua sono veramente freschi, perché sono crudi, li cuoci, li mangi subito. Sono veramente buoni. Mi sa che la cosa più ardua qua non è tanto mangiare il cervello e il cuore, ma tanto mangiare la carne dal piccante, dalla parte piccante. Adesso l'assaggiamo e vediamo se esplodiamo. Ci sono pezzi rossi, pezzi di peperoncino ovunque. Vediamo. Ma il piccante arriva dopo qualche secondo, questo è il problema. Adesso mastica normale. Bagnati un po' le labbra come ho fatto io. Pucciati la carne sulle labbra. No. Non vale, amore, però non lo fa. Io l'ho fatto. Ma è così piccante. Cosa? No, in realtà adesso sta un po' arrivando. Ecco. Però non è esagerato. Ma la cosa vera è: cosa si prova a mettere un pezzo di carne con del piccante attaccato dentro a del piccante? No, tu sei pure in testa. Lo scopriremo tra poco. E facciamo anche un tornado. Tornado! E si inizia con la seconda portata. Abbiamo le patate da cuocere, anche sempre qua dentro come si vuole. I noodles tricolori finalmente sono arrivati, quindi li possiamo mettere a cuocere. E poi sono arrivati i gamberetti, quelli dentro il bambù. Nel senso, sono quei gamberetti lì, ma sono tipo smaciullati. Poi arriverà il pollo nero e il cervello. C'è ancora, non si è ancora distrutta. E niente. Allora, intanto che si fredda, mettiamo i noodles. Le... I viola dove li mettiamo? Quanto è pieno? I viola li mettiamo nel pomodoro, ok. E i verdi nel normale, ok. È l'ora del giudizio, amore. Ci siamo. La carne piccante nel piccante. Ma sei bello quando sei deciso. Non capisco se la tua faccia scotta o è troppo piccante. Entrambe. Non ho parole. E siamo fatti spiegare come... Ah ok, perfetto, non si doveva mettere tutto il bambù dentro. Non mi hai ascoltato. Sì, tu volevi mettere tutto il bambù dentro. Il gamberetto dalla poltiglia esce così. Secondo te se lo mangio poi cammino all'indietro come loro? Certo. Voglio il loro superpotere. Siamo un gamberetto che è stato schiacciato più volte da una macchina. È un po' particolare come gamberetto. No, forse mi piaceva quello normale intero. Vabbè, rifacciamoci con i noodles. Speriamo sono buoni. Amore, mi stai sputacchiando addosso. Come sono i noodles? Che vuol dire, boh? Mi sono dimenticata. Ma cosa vuol dire ti sei dimenticata? Ah, li prendo io, li prendo, aspetta. Dio, bisogna scavare. Sono buonissimi i noodles, Viola. Ma sono molli. Ma sono noodles, come devono essere? I noodles sole sono... Madonna, ne voglio altri. Sono così emozionato che provo anche la patata. È buona. Sa di patata. È giunto il momento, animale. Il pollo nero e il cervello di maiale. Io non so neanche...
se si divide il cervello, cioè come funziona. È molliccio. Amore, è mollicissimo. Sembra un culo. E così anche il nostro cervello? Dentro. Mettiamo il pollo nero qua, nel pomodoro. Ragazzi, c'è una consistenza abominevole. Allora, metà nel pomodoro. Bravo, dormi. E metà... E l'altra metà nel... Volevo metterla nel piccante, volata anche questo nel pomodoro. Ti ho detto che devi andare nel piccante. Il cervello sta ancora cuocendo. Amore, pollo nero. Il bello è che l'hai ordinata anche tu. No, e poi l'ho fatto levare però. Sì, perché era tanto. Non sa né di pollo né di nero. E di cosa sa? Come fa? Cos'è il sapore del nero? Non lo so, non è cattivo. Cioè, il pollo nero è ok. Voglio mettere in chiaro che mi sto un po' cagando sotto. Adesso tiro fuori il cervello. Spero che come dessert sia buono. Eccolo qua. Bello cotto. Oddio. Diventerò con la sapienza di un maiale. Non lo so, provo a sezionarlo, raga. Ha guardato. Vediamo. Adesso è molliccio. Cioè, nel senso, prima era viscido, adesso se lo mollo. Se non di trovare il coraggio. E la mia ragazza non mi aiuta. Se guardo dallo schermo piccolo, magari sono meno suggestionabile. Così ce la faccio, penso che sia un raviolo. Che buono questo raviolo. Sarà dentro una, un po' di carne, un po' di carota. Che è quella faccia? Sono maiuto. Mi sta per cadere la videocamera nel coso bollente, te lo dico. Amore, stai soffrendo? Mi è venuto un po' nato di vomito. Sì. Ma per il sapore o per la consistenza? La consistenza. No, il sapore non so di niente. In che senso? La consistenza di cosa sta? Di budino. A te piace il budino? Tieni dentro, eh. Aspetta almeno che vada via. L'hai mangiato tutto? Tutto. Il cervello ha bollito al gusto dell'uovo, ragazzi. Però la consistenza è veramente qualcosa che forse è peggio del budino. Perché il budino è buono, ma il budino sa di cioccolato. Questo sa di uovo papinoso, come si dice. Missione riuscita, non credo lo mangerò più. Sono vivo. Ok, siamo usciti, missione compiuta. Il posto è questo qua, che non vi saprei dire mai l'indirizzo, ma... magari potete incrociarlo se venite qua. Questo video può concludersi qua. Mi sa che sarà l'ultimo video della Cina, quindi spero vi sia piaciuto. Guardatevi anche i video che sono usciti sul canale di Sabrina. Vi potete iscrivere al centro, guardare altri miei due bellissimi video lati. Noi ci si becca ad un prossimo video. Anzi, anche ad un prossimo viaggio. Stay angry, stay animals.